Sono eterologa, quindi martedì in giunta? Beh, annunciamo che la delibera per la fecondazione eterologa la portiamo martedì in giunta e che può essere che dal 1° di ottobre inizierà questo nostro percorso presso i nostri centri. Nel frattempo trovare anche l'accordo per i costi. Noi siamo indirizzati a portare la nostra proposta, che è quella di avere dei costi assolutamente popolari, accessibili a tutti, in maniera tale che la fecondazione eterologa non diventi una cosa esclusiva solo per chi ha soldi. Graduare quella tariffa in base al reddito? Ma guardi, le proposte del Veneto vanno in questa direzione, o la gradualità in base al reddito o addirittura arrivare al ticket simbolico. Stiamo parlando peraltro solo di circa 500 coppie all'anno, il che vuol dire che anche rispetto ai temi e ai conti della sanità non pesano. Fecondazione eterologa. Annuncio che portiamo la delibera martedì e quindi si darà il pronti e via, il che vuol dire che dai 1° di ottobre saremo operativi presso i nostri centri. E in Veneto ci rivolgiamo circa 500 coppie all'anno. Nel frattempo, da martedì fino al 1° di ottobre, negozieremo con le altre regioni per fare in modo che ci sia un ticket unico. Noi porteremo ovviamente l'istanza di avere un ticket popolare, in modo tale che il costo sia un costo quasi simbolico, accessibile a tutti.